Enzo Mazza, presidente di FIMI. Enzo, accanto al mercato tradizionale dell'acquisto di musica c'è un mercato parallelo, ovviamente illegale, che però spesso viene considerato per primo quando un utente desidera un brano. Quali sono le contromosse possibili secondo la FIMI? Ma le contromosse in realtà sono già sul mercato, sono tutte queste piattaforme sia di download ma soprattutto anche di streaming, per esempio sostenute dalla pubblicità, quindi dove il consumatore nemmeno è costretto ad acquistare il brano, ma l'ascolto o il download sono sostenuti da pubblicità, che sono sicuramente una risposta alle alternative illecite. Dall'altra parte, oramai più di 45 milioni di brani legali sono messi a disposizione delle case discografiche e dei loro partner, e quindi l'alternativa sotto il fronte musicale oramai è ampiamente disponibile. L'unica strada contro la pirateria, l'illegalità in genere, è il divieto, o c'è un modo in cui utenti finali e industria possano collaborare? Mi viene in mente il mondo del social. Ma sicuramente il mondo del social, ad esempio, è un grosso settore di sviluppo per la musica, perché abbiamo milioni di fan, milioni di fan che utilizzano piattaforme nelle quali si scambiano informazioni o partecipano addirittura in maniera molto emotiva anche alla vita dell'artista, le attività che vengono svolte dagli artisti e ovviamente anche la musica, che è sempre più parte dei fenomeni social, con delle integrazioni di bottoni, per esempio pulsanti sono a disposizione per sentire musica sulle proprie piattaforme oppure addirittura sulle pagine degli artisti, e quindi questa è sicuramente una prospettiva interessante per lo sviluppo del mercato e anche poi per raggiungere della monetizzazione, quindi incassare sull'utilizzo della musica attraverso i social. Grazie. Grazie a te.